Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, grande richiesta, vado a farvi questo video dedicato ai motori, la meccanica, la trasmissione della Tesla. In questo esempio andiamo a vedere, grazie a questo youtuber americano, diciamo che questo è un video commentato, cioè un video di un altro youtuber, però commentato da me. E allora, questo ragazzo ha un canale americano, lui tratta di tecnologia, tratta molto di Tesla, perché ovviamente Tesla è americana, e trovare lì un motore Tesla è come trovare qui un motore Fiat. Ecco, per me non è così semplice andare a reperire, e neanche economico andare a reperire un motore di una vettura simile, anche perché da noi, anche se rotto, bruciato o altro, costerebbe chissà quanto, lì li puoi trovare anche da un meccanico qualsiasi a quattro soldi. E allora il motore il gruppo, non il motore, il gruppo di trasmissione motore inverter ha un peso di circa 250 kg. È quello che stanno smontando nel garage in questo momento. Vanno, diciamo, a liberare tutto l'impianto di ora, come vedi, cade questo liquido. Questo dovrebbe essere il liquido di raffreddamento che permette appunto di far circolare questo liquido e raffreddare il tutto. O un'alternativa potrebbe anche essere un liquido. Eccolo qui, ora lui sta appunto parlando di questo liquido. Potrebbe anche essere un liquido per tipo un olio per essere messo negli ingranaggi, perciò per non fare attrito. Ecco, andiamo a vedere cosa ti nasconde dietro questo coperchio. Eccolo qui, questa è tutta la base in metallo. Quella che vedi sono i due cavi arancioni che hai visto connesso all'inverter. Invece quello dall'altro lato, lato destro, è il motore elettrico vero e proprio. Il pacco batterie va connesso all'inverter e poi di conseguenza si connette tramite, diciamo, connessioni interne al motore elettrico. Continuiamo a smontare il gruppo. Questo è sempre l'impianto di refrigerazione, le tubazioni, il liquido è sempre presente. Ok, ora stanno andando a smontare il motore. Ecco qui. Dovremmo ora avere il rotore, lo statore. Ha rotto il martello, benissimo. Benissimo, e allora partendo dal presupposto che è un prodotto rotto, non funzionante, eccetera, eccetera, però se fosse stato, diciamo, un gruppo motore funzionante, utilizzabile, lì ragazzi c'è almeno 20.000 dollari di aggeggio, perché abbiamo appunto gruppo ruote dentate di trasmissione, abbiamo il motore elettrico e poi abbiamo il cuore di tutto l'impianto, c'è anche l'inverter. E questo io penso che è la parte più costosa di tutti. Quello dove, ripeto, dove ci sono i cordoni arancioni, eccoli qua, questi due cordoni e l'inverter, come vedi sono due perché lì va la corrente continua. Sono arancioni perché arancione diciamo che è un colore standardizzato che hanno uscito diciamo negli ultimi anni per alimentare i carichi in corrente continua ad alta tensione ed alta corrente. Eccolo qui ragazzi, questo è l'inverter, quelle sono le due lamine con diciamo di rame, materiale conduttore di altissima diciamo capacità di trasmissione di corrente che va dentro le varie schede elettroniche, i vari MOSFET, transistor, in poche parole a quanto pare sono messe tutte in parallelo e da lì si pilotano il motore, numero di giri, coppia, eccetera, eccetera. Queste sono le schede, quelli a lato arancio sono tutti MOSFET, quasi sicuramente. Questo è tipo un gel, una sorta di gel che chiude i MOSFET, che protegge, ecco, che protegge da polvere o altro.
Ok, qui sta facendo appunto vedere che la corrente in corrente continua entra da quei due poli e poi si dirama in quegli altri due lati, 1 e 1, 2. Ora va a smontarli. Ok, questa è tutta, eccola qui. Infatti, ragazzi, sono tutti parallelati. C'è una parte positiva, una parte negativa che si va a suddividere 1, 2 in tre grandi schede, cioè sono tre grandi gruppi di transistor, schede elettroniche, eccetera, eccetera. Ora dovrebbe andare a smontare e vediamo se li fa vedere singolarmente, così perché li hanno fatti così, così da suddividere il carico, la potenza e la corrente in tre schede, non una sola. Eccola qui. Perfetto, quello è tutto l'alluminio dove dissipano i transistor, perché ovviamente è tutta componentistica elettronica di potenza, perciò vanno a generare corrente, eh? Corrente ad altissime, perciò calore a go-go. Questo è un modulo, perfetto, poi abbiamo l'altro e poi abbiamo l'altro ancora, perciò sono tre moduli, tutti connessi uno con l'altro. E poi ci dovrebbero essere i tre connettori che vanno al motore, perché il motore ha tre connettori. Vediamo se è vero. Ora lo appoggiano su un tavolo così da poterlo smontare più semplicemente. Perfetto, è partito. Eccoli là, quelli sono i tre gruppi, eccoli là, 1, 2, 3. Quelli sono quelli di alimentazione in corrente alternata, non più in corrente continua. Questa è una specie di liquido, olio che è fuoriuscito dal motore. Sarà sempre una sorta di liquido per non andare a ingrippare, ecco, perché là c'è sicuramente anche la meccanica. Ci saranno le ruote dentate che connettono il motore alla trasmissione. Ok, questa è la parte retro aperta. Abbiamo quella specie di pellicola di protezione. Quella dovrebbe essere, ragazzi, una pellicola ad alta temperatura che si utilizza per isolare. Loro sicuramente l'hanno messa lì per isolare i tre cavi, come vedi sono quelli a destra, della corrente alternata che alimentano il motore. Perfetto. Dove ragazzo ha impugnato, quelli sono i tre connettori ad alta tensione in corrente alternata. E poi vedi la meccanica, sono una ruota dentata grande, una piccola e una media. Questa è la media, quella è la grande, quella è la piccola che è attaccata al motore elettrico. Queste sono le i cuscinetti per appunto aiutare a eliminare l'attrito il più possibile. Un altro cuscinetto è lì, belle ruote dentate, enormi, possenti, quelle ci danno tutta quella coppia che ha la Tesla, tutto da lì passa. In poche parole, ragazzi, nel gruppo della ruota dentata grande lì ci vanno attaccate le ruote direttamente, non c'è altro. Sono tre ruote dentate e basta. Per questo video, ragazzi, è tutto. Se ti è piaciuto, niente, un mi piace, un commento, commenta, fammi sapere cosa ne pensi. Se vuoi altri video simili, dimmelo, scrivilo sotto e verranno fatti. Prossimamente tanti tanti nuovi video. Ti ricordo inoltre le guide e i fascicoli. Clicca sotto in descrizione, trovi link ai fascicoli cartacei, li puoi ordinare direttamente da Amazon. Nel giro di qualche giorno saranno da te in pronta consegna. Spedizione sempre gratuita. Ciao ragazzi, al prossimo video.